Ok. Anche oggi puntualissimamente in ritardo di 2 minuti sulle 18 cominciamo questa nuova diretta, sperando questa volta che la mia anteprima possa funzionare, perché ieri, caso problema tecnico di Facebook, la diretta, diciamo il mio monitor dove vedevo la diretta non funzionava e non riuscivo a capire bene che cosa stavate guardando voi e abbiamo avuto qualche piccolo problemino. Adesso provo a rilanciare questo monitor qui, sperando che questa volta non mi faccia degli scherzi. Sembrerebbe che stia funzionando. Ok, mettiamolo anche schermo intero. Forse ce l'abbiamo fatta. C'è sempre un po' di problemini Facebook. Forse ho parlato troppo presto, non lo so, adesso stiamo a vedere. Comunque prendiamo qualche istante in maniera tale che si raduni un po' di gente, ecco. Comunque l'immagine è ancora bloccata. Ok, adesso sono riuscito a sbloccarla per fortuna. Quindi dovremmo esserci. Allora, anche oggi c'è una magliettina nuova. Magari dopo facciamo un quiz, vediamo se indovinate chi sono i personaggi della maglietta. Chi è il personaggio della maglietta? Dopo ve la faccio vedere per bene, insomma. Vedo già 3 persone collegate. Non sapete quanto sia bello vedere la gente quando si collega, perché almeno capisci di avere un seguito, perché credetemi che guardare qui senza un interlocutore di fronte non è facilissimo. Parlare così senza avere nessuno davanti, ma semplicemente un monitor di Photoshop, è qualcosa che bisogna farci un attimo l'abitudine, ecco. Però dai, siamo già a questa terza puntata, quindi direi che le cose stanno procedendo bene. Non ho ancora fatto molta pubblicità all'evento, quindi ci potrebbe essere meno gente del previsto, però magari dalla prossima settimana vediamo di pubblicizzarlo un po' utilizzando i famosi canali delle mailing list e vediamo anche magari di mandare qualcosa tramite WhatsApp in maniera tale che chi è desideroso di vedere qualche anteprima del Photoshop possa collegarsi e vedere, imparare un po' un qualcosina, ecco. Vi racconto un altro aneddoto simpatico. Questa mattina pubblico una delle foto che avevo fatto ieri, che avevo messo a posto ieri, e era la foto della Jasmine, quella sdraiata sul letto, e vedo subito Daniele Burattini che mi fa un commento, però dico aspetta che finisco prima di leggere le altre notifiche, poi vado a vedere il commento di Daniele. E c'è scritto: ma come, cioè, hai fatto tutto il tutorial e poi alla fine non c'è, hai messo la foto senza la firma, senza la post produzione, porca miseria, ho caricato la foto sbagliata, tirala via subito. E adesso mi sono attrezzato, vi faccio vedere il desktop. Praticamente non ho più le foto sfuse qui come nei giorni precedenti, proprio per evitare poi magari in preda al sonno mattutino, al non risveglio perfetto, evito di rischiare di andare a prendere una foto non post prodotta per andarla poi a caricare su Facebook. Sappiate che tutte le foto che vedete qui sono già tutte post prodotte e sono pronte alla pubblicazione. Avevo fatto l'eccezione di aggiungere le immagini qui che avrei dovuto post produrre con il coso, avrei dovuto post produrre con il Photoshop, e stamattina così sopra pensiero ho caricato una delle immagini originali e non quelle post prodotte che si trovano qua. Quindi adesso, onde evitare di fare di nuovo questa stupidaggine, ho caricato le immagini che potremo trattare oggi all'interno di una cartella. In questo modo siamo sicuri che domani non farò lo stesso errore, insomma. E ci sono già una decina di persone, sappiate che io ho 12 adesso, sto vedendo un attimo il filmato con una trentina di secondi di ritardo, quindi magari voi ne vedete anche un po' di più, 13, 14, non lo so. E ecco, 14 adesso, quindi il numero sta crescendo. Bravissimi tutti, puntuali. Il mitico Stentella collegatissimo, puntuale, subito. Igor, altro carissimo e fedelissimo. E poi chi ci abbiamo ancora? Alessandro Perugini, Barboom, esatto. In questi giorni ho sfoggio un look stile Bonaccini, ma non per questioni politiche, semplicemente così, perché
quando sei in casa e c'è poco da fare, poi ti metti a fare anche questo genere di esperimenti. Bene, vedo che di nuovo è risaltata l'anteprima, perfetto, era esattamente quello che volevo, però qui dice che il video sta ancora andando in diretta, quindi va bene. C'è anche Tatiana che si è collegata, benissimo, altra mia carissima amica, Luca Lorenzi, super parà, aperture fotografiche, fantastico, aperture si leggerà in francese, chi lo sa. Mario Romano e via via tutti gli altri. Alfonso, strafedelissimo. Direi, oh, la Natalia Demko addirittura, dalla Nolan di Bergamo, accidenti. Non è un buon periodo a Bergamo in questi giorni qui, eh? Speriamo che vi passi in fretta, insomma. E vabbè, come al solito riprocederò alla cieca. Oggi ho deciso che metterò a posto una delle immagini che abbiamo fatto durante l'ultimo workshop, dico bene se la memoria non mi inganna, l'ultimo workshop con la modella Tokyo. Un'immagine bella, adesso ve la faccio vedere, è questa qui. Aspettate che torno sul desktop. Track. È questa qui, c'è lei sdraiata per terra col sole in controluce. Con la luce in controluce, si può dire luce in controluce, chi lo sa. Comunque andiamo a caricarla su Photoshop. Ok. E questa l'ho scelta 10 minuti prima di entrare in diretta. Mi piaceva. E su questa qui adesso vediamo un sistema nuovo di post-produrre le immagini. Con un sistema che adottavo all'inizio, molto utile, molto efficace e secondo me è perfetto per fare didattica. Poi col tempo l'ho abbandonato, però rimane comunque un sistema buono anche perché tiene traccia di tutte le modifiche che noi andiamo a fare per quello che riguarda il discorso dei chiaroscuri della pelle. Forse mi aveva accennato qualcosa ieri Alfonso, quindi adesso vediamo questo sistema qua. C'era quello a cui alludeva anche Alfonso ieri. Allora, abbiamo questa immagine qui, no? Generale, secondo me è già inquadrata bene. Questa è stata fatta un po' di fretta, diciamo così, nel corso del workshop. Sapete che quando sono in workshop io passo tre quarti del mio tempo a spiegare. L'ultimo quarto lo divido tra il preparare la location successiva e il fare qualche scatto anch'io, giusto per portarmi a casa qualche scatto, anche se in realtà torno a casa sempre con 100-200 scatti da un workshop, quando normalmente se si presentasse la stessa occasione, però solo io e la modella, probabilmente tornerei a casa anche con 1000 scatti, ecco. Poi avendo 6 ore a disposizione, hai voglia. Tempo per scattare ce n'è. Come sentite, la mia allergia non mi dà tregua. Allora vi faccio vedere subito questo sistema qua. Dicevo, un sistema che serve per sistemare le zone di luce e di ombra del viso. È sufficiente alla foto originale andare ad aggiungere un secondo livello, quindi nuovo livello. Un livello speciale, però il metodo che si utilizza non è quello normale, ma metodo a luce soffusa, ok? Poi bisogna ricordarsi di flaggare questo radio button qua. Riempi col colore neutro di luce soffusa, grigio al 50%, quindi lo selezioniamo e diamo l'ok. Vedete, qui si è creato un livello che sostanzialmente è un livello di grigio. Se io vado a tirare via lo sfondo, questo è quello che io ho. È una cosa un po' particolare, ecco, già queste sono quelle cose un po' meno spiegabili del Photoshop, esula un po' dal mio percorso tradizionale di post-produzione, però è efficace, funziona bene e in un solo colpo, levando quel livello lì, uno può togliere tutte le modifiche oppure andarle a rifare meglio, nel senso che si è esagerato con un pennello che ha dato, diciamo così, troppa pressione, quindi ha calcato troppo la mano. Andando a rispalmare uno strato di grigio al 50% su questo livello qua,
lui è come se facesse un undo, cioè se tornasse indietro di una modifica. Adesso vi faccio vedere bene che cosa significa, perché posso capire che non sia molto intuitivo. Allora, io qui ho l'immagine originale, però devo sincerarmi di mantenere selezionato il livello di grigio, cioè in questo caso il livello 1, non lo sto a rinominare per non perdere tempo. In questo stato di cose, qualsiasi intervento che io faccia a livello di luminosità va a incidere non tanto sulla foto originale, ma sul livello di grigio che sta subito dietro, diciamo così. Vi faccio vedere. Allora, andiamo un attimo a vedere il viso della ragazza, no? Ad esempio, vedete che qui nella fossetta della bocca c'è un po' una zona particolarmente scura, magari potremmo dargli una schiarita. Quindi vado a prendere il pennello scherma, perfetto, e vado ad agire lì con una pressione ovviamente molto molto più bassa. Come sempre vi ricordo di non utilizzare pressioni elevatissime quando utilizzate questo genere di pennelli qua. E vado a schiarire questa specie di area scura, no? Vedete che pian pianino sta diventando sempre più chiara e praticamente simile all'incarnato della pelle, ok? Allora, la cosa divertente di questo sistema qua è che noi adesso abbiamo tolto questa sorta di ombra scura, però in realtà non siamo andati a agire sull'immagine che state vedendo, ma sul livello di grigio. Come lo scopriamo? È molto facile, basta levare il livello di sfondo e voilà, vedete cosa è successo? Abbiamo questa area che è diventata praticamente da grigia a bianca. Quell'area lì noi abbiamo agito su quell'area lì, abbiamo schiarito quella e così facendo in realtà siamo andati ad agire anche sull'immagine originale, ok? Se io per esempio andassi a levare, cioè tolgo l'occhio, quindi la spunta di visualizzazione del livello 1, vedrete che automaticamente si tornerà a formare quella fossetta scura al lato della bocca. Attenzione, 3, 2, 1, track, vedete? Quindi questo è un sistema molto bello perché non va a rovinare la foto originale e viene creato questo livello, chiamiamolo così, di carta velina, che è sottostante, diciamo così, anche se in realtà trovandosi lì in realtà è sopra, però è il livello su cui noi andiamo a fare tutte le nostre modifiche. Quindi abbiamo visto che cosa succede qua dalla bocca. Facciamo un esempio: se io ad esempio mi accorgo che in realtà un minimo di fossetta scura la voglio lasciare. Io non andrò a agire su questa immagine qua, ma sempre su questa. Anche volendo spegnere l'immagine originale, se io vado a campionare questo grigio qua con la pompetta, dov'è la pompetta? Qui. Io lo campiono, lo trovo qua e poi prendo un pennello, un banalissimo pennello, tac, e lo metto, che ne so, al 19%, sia di flusso che di opacità. E poi con questo pennello io vado, adesso la cosa bella è che col grigio non si vede il puntatore, eccolo qua. Io con questo pennello torno ad andare qua sopra e vado a scurirlo lentamente, vedete che lo sto riportando al colore grigio. Quando poi io torno sull'immagine originale, vedete che si è riformata un po' la nostra fossetta, ok? Quindi io semplicemente lavorando su questo livello qua, lavoro sull'immagine originale. Vediamo. Torniamo a rimetterlo così perché comunque a me piaceva che non si vedesse la fossetta. E voilà. Quindi se salvate l'immagine in Photoshop e quindi mantenendo tutti i livelli, potrete andare a vedere in futuro tutte le modifiche che avete fatto per uniformare, diciamo così, la pelle del viso, la superficie del viso. È un sistema molto furbo, molto bello, che vi consiglio soprattutto agli inizi perché magari non avete la sensibilità di quanto premere sul pennello, di quanto opacità, quanto flusso mettere sul pennello per andare a fare le modifiche sul viso. Datemi un upgrade
numero dei collegati che non riuscendo a vedere la diretta ci sto già male, porca miseria. In quanti siamo? Intanto saluta Paolo Dolcetti, super parrucchiere, e Alex Zanon anche, Massimo Soldi addirittura, mitico compagno di Scorribande in moto, Piero Castelli, ottimo, e Natalia, bene bene. Allora, procediamo, bando alle ciance. Cosa possiamo andare a modificare ancora sul viso di questa ragazza qua? Vedete, qui c'è un'altra zona leggermente scura, quindi stesso sistema, non cambiamo di una virgola, 15-16, perfetto. Andiamo a dare una schiaritina qua, togliamo questa specie di fossettina nera, poi pian pianino adesso se riuscite a, diciamo così, sintonizzare il vostro sguardo sulle zone leggermente più scure del volto, potete pian pianino andare a dare tanti piccoli interventi, tali per cui riuscite a togliere un po' quelli che sono i chiaroscuri del viso, rendere tutto sommato la pelle molto più uniforme, ok? Adesso io sto procedendo perché vedo un po' delle zone che secondo me sono un po' critiche. Stesso discorso per le occhiaie che abbiamo visto negli altri giorni. Possiamo anche qua, con lo stesso sistema, andare a dare tanti piccoli colpetti per schiarire il discorso occhiaie, ok? Vedo già una cosa. Allora, puoi ripetere le caratteristiche del livello di grigio creato. Livello nuovo, nuovo livello, metodo luce soffusa, riempi col colore neutro di luce soffusa. Tac, e poi date l'ok. E si crea il nuovo livello, ok? Ovviamente noi adesso stiamo lavorando sull'uno, questo lo butto via perché non ci serve. Allora, fatto ciò, continuiamo la nostra opera pian pianino, ripeto, sintonizzate il vostro cervello sulle zone che possono sembrare leggermente più scure nel viso in modo tale da dare uniformità. Guardate anche qua al lato della bocca. Adesso io mi rendo conto che voi magari non riusciate a vedere con lo stesso grado di nitidezza che ho io perché lo sto vedendo in 4K questa immagine qua. E invece purtroppo Facebook non permette di fare delle dirette che siano superiori al 720p, quindi inevitabilmente c'è un calo di qualità dell'immagine, però per adesso va così. Speriamo in futuro che permetta di fare almeno il Full HD in maniera tale che si riesca a vedere bene. Chiaramente, così come io posso schiarire le parti del viso, se invece utilizzo lo strumento brucia, posso andare a scurire, perché ad esempio qua io vedo qualche segnettino un po' più bianco e quindi dovendolo andare a uniformare, vado anche a scurirlo un po', ok? Quindi è tutta un'alternanza tra zone chiare e zone scure in modo tale da cercare il più possibile di dare una situazione uniforme del viso, ok? Tenete conto che alla fine di questi piccoli interventi andremo a vedere com'è diventato il livello e a quel punto lì vedremo tutti quei piccoli interventi che io ho realizzato e che così vedendo l'immagine originale non risultano, però andando a vedere solamente il livello di grigio si scoprono tutti questi piccoli ritocchini che io sto facendo, ok? Tenete conto che poi dopo semplicemente mettendo in visualizzazione o togliendo la visualizzazione il livello del grigio, io vedrò tutti in un solo momento tutte le modifiche che io ho fatto per quello che riguarda il chiaroscuro della pelle del viso, ok? Allora, adesso senza esagerare, diventare troppo pignoli, diciamo che un po' di lavoro è stato fatto. Andiamo a vedere che cosa succede, che cosa è successo nel livello del grigio a seguito di tutti questi miei interventi, micro interventi qua, ok? Allora, vediamo qualche domanda, se qualcosa può ripetere. 12 collegati, chi non usa Photoshop è fregato. Uso Lightroom. Beh, alcune palette sono anche abbastanza comuni, a dire il vero, quindi, però male non fa, insomma. Allora, andiamo a vedere il livello 1 come è diventato. Levo lo sfondo. Ok, guardate. Si vedono tutti gli interventini con i colpi di bianco che ho dato, comunque di schiarimento, non chiamiamoli colpi di bianco perché è improprio.
tutte le schiarite che ho dato, queste, quelle più marcate, vedete che hanno praticamente schiarito completamente il grigio riducendolo a bianco, e anche qualche intervento, vedete, di scurimento, quindi qui abbiamo un grigio scuro, ok? Tutti questi interventi qua hanno uniformato il pattern della pelle del viso, quindi abbiamo un viso di una ragazza che è molto più uniforme. Adesso cosa facciamo? Rimettiamo il viso della ragazza. Adesso vediamo cosa succede togliendo e mettendo il livello 1, che è quello delle modifiche. Così vedete in un colpo solo come sono cambiate le modifiche sul viso della ragazza. Siete pronti? 3, 2, 1, via. Guardate che differenza. Avete visto? Pian pianino l'abbiamo alleggerita. Quindi dopodiché vediamo noi se si può piacere come situazione. Se abbiamo calcato troppo il pennello, torniamo lì e magari riaggiungiamo un po' di grigio, ok? Quindi possiamo ottenere la situazione molto sotto controllo, appunto, tramite questo strumento qua. Invece per il discorso brufoli si potrebbe andare a girare anche lì, sempre andando a scurire la parte bianca del brufolo e a schiarire la parte scura, però dopo diventa un po' una situazione molto complessa, quindi i brufoli li andiamo a togliere in questo modo qua. Allora, questi brufoli qua si vedono molto di più semplicemente perché la luce cade perpendicolarmente parallelamente alla superficie della guancia, e quindi pur essendo molto piccolini vengono esaltati di più. Vedete che in questa parte qua del viso i brufoli non si vedono perché la luce non arriva radente, diciamo così. Quindi la zona critica da andare a sistemare è questa qua. Poi c'è il discorso nail, vogliamo toglierlo, vogliamo lasciare? Io lo levo, però potrebbe anche essere una caratteristica peculiare del viso, insomma, vedete voi. Quindi fatto ciò, allora qui forse c'è un pelettino di trucco sbavato, oppure comunque no, probabilmente è la coda dell'occhio che viene, perché lo vedo anche da questa parte qua, quindi volendo si potrebbe anche lasciare, ecco. Allora, questi intanto sono tutti i mini interventi che io vado a fare sul volto della ragazza, ok? Sempre e solo allo scopo di uniformare il viso. Anche qua, passo dopo passo, diciamo click dopo click, andiamo a pulire tutta. Se adesso andiamo a rivedere l'immagine originale, vedrete che c'è stato già un grandissimo lavoro fatto appunto di pochissimi interventi operati sul viso. Facciamo una prova, rimettiamo l'immagine originale, se ci arrivo, ecco, pronti. Questo è il viso originale, vedete, dove si vedono tantissime cose fatte, e questo è il viso al termine della nostra post-produzione, molto più uniforme, senza imperfezioni della pelle. Poi siamo sempre lì, uno qua può starci anche un'ora a mettere a posto il viso, diventerebbe una sorta di bambolina di porcellana. L'esperienza vi dirà quanto insistere sulla post-produzione di un viso, quanto perseguire, quanto proseguire e quando fermarsi, lasciando comunque qualche difettuccio che rende il viso reale, vero, ok? Bene, fatto questo, direi che sul viso abbiamo già fatto veramente tanta post. Vediamo un po' di andare a sistemare altre criticità che ci possono essere all'interno di questa foto qua. Allora, grande Marco Romano, pievese doc, anche se ormai si è spostato qua a Bologna. Oggi non riesco a seguire il live, vuol dire che la domenica c'è meno gente. Allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire di togliere, anzi provate a scriverla voi, quale può essere la cosa che secondo voi andrebbe tolta immediatamente in questa immagine qua. Vediamo, vi faccio partecipare un po', non voglio fare un monologo. Ditemi voi che cosa vi verrebbe da togliere per primo in questa immagine. Vediamo se
arriva qualche suggerimento dal pubblico. Il rosso, sinistra cuscino, perfetto, infatti è quello lì, ottimo. C'è questa parte del cuscino che è entrata in inquadratura. Chiaramente il braccio a sinistra, me la devi spiegare bene cosa vuol dire, perché togliere un braccio intero è un po' troppo. Mario Romano, la poltrona, se ti riferisci a quella di sinistra, questa qua sì, questa chiaramente la dobbiamo lasciare, se no non sappiamo come appoggiare, cioè non diventerebbe innaturale la posa della modella. Quindi le mani, dice aperture fotografiche, Mario Romano, la poltrona a sinistra, perfetto, il rosso a sinistra, Daniele Burattini, ok. Allora, questo qui lo togliamo ormai col sistemino che abbiamo già visto in passato, il famoso maiuscolo F5. È una situazione un po' ingarbugliata perché abbiamo del terreno e abbiamo il separè, diciamo qua, il parabraci, me lo passate come termine. Comunque abbiamo l'accessorio del camino, vediamo che cosa succede. Potrebbe anche funzionare bene, per quella che è la mia esperienza. Facciamo una selezione leggermente più larga dell'oggetto che dobbiamo andare ad eliminare. Anche quel bordo di slip bianco, bravo Igor, era una cosa che è una cosa che volevo fare dopo, nel senso che possiamo anche vedere di toglierla, quindi possiamo creare un'immagine di nudo da un'immagine che non era di nudo, facciamo una specie di bluff riguardo alla foto, insomma, facciamo credere che abbiamo fatto uno scatto di nudo quando in realtà non era proprio un nudo integrale, ecco. Allora, facciamo un altro coso qua, facciamo subito il nostro maiuscolo F5, funzione riempi, manteniamo i livelli di default, tutti i parametri di default, diamo l'ok, facciamoci il nostro solito segno della croce, track, perfetto. Direi che è funzionato abbastanza bene. In realtà qui andrebbe prolungato fin sotto lo snodo dell'accessorio del camino, lo possiamo fare molto velocemente con un effetto timbro, alt e scendiamo. Il pennello non è troppo forte, non è troppo marcato, adesso gli abbiamo dato più incisività, perfetto, e abbiamo fin qua sotto e abbiamo sistemato. Quindi diciamo che molto velocemente siamo riusciti a riparare questa situazione qua. Allora, adesso passiamo subito alla cosa che ha detto Igor, il discorso del... Oh, c'è Longhin che è in vena di è due giorni che è in vena di rompere i maroni, eh? Sono originalissimi i miei programmi. Allora, andiamo sotto. Eccolo qua, lo slippino. Allora, come lo leviamo questo qui? O possiamo tentare anche qua il nostro bel sistema. Ok. Pronti? Vediamo un po' cosa succede. Ok. Diciamo che tutto sommato ha lavorato abbastanza bene, però qui c'è rimasto ancora un po' di artefatto. Lo vado a togliere con lo strumento toppa. Ok. Guardate come l'abbiamo pulito bene in un colpo solo. Ci può stare, dai. Leviamo anche questo Super Neo. Ok. Perfetto. Un'altra cosa che non mi piace è questo cuoricino leggermente in semitrasparenza, evanescente, che non mi piace molto. Mi perdonerà la Tokyo se gliene levo uno. Ok. Allora, diciamo che l'immagine sta già cominciando a essere interessante. Vedete qualche altra criticità? Io ne ho già vista una.
anzi due che possono essere sistemate. Provate anche voi a dire se... Faccio una zoomata per farvi capire un attimo dove potrebbe essere. Allora, dobbiamo mettere a posto questa. Insieme alla correzione dello slip è rimasta un'area della pelle molto chiara, andiamo a vedere. Sì, hai ragione, non avevo notato perché mi ero concentrato qua. Questa però era originale o si è creata con l'artefatto del... Andiamo a vedere un attimo, torniamo indietro di qualche intervento. No, ma è qua, non è che è rimasto... Sì, è originale, diciamo che è una cosa che non ha a che fare con il nostro intervento, però effettivamente possiamo andare a scurirla un po'. Esatto. Un saluto a Donato Fasano, grande, uno dei fotografi a 360 gradi. Allora, come facciamo qua per scurirla? Abbiamo diversi sistemi, mi verrebbe da usare il timbro clone come situazione più interessante. Si potrebbe tentare anche di fare una selezione e provare ad andarla un po' a scurire. Vediamo un po'. Faccio una selezione dell'area un po' critica. Track. Il solito raggio di sfumatura. Pardon. E vado a 4. E poi dopo vedo di applicare alla selezione un valore tonale. Andiamo verso destra, vedete che si scurisce? Però abbiamo preso un'area forse troppo estesa perché qua sotto è diventato troppo scuro. Allora, a questo punto ripetiamo un attimo l'operazione. Elimino il livello, oppure possiamo tornare indietro con il lazzo e andiamo a escludere una parte. Per escludere una parte basta premere il tasto Alt e andate a selezionare la parte che volete eliminare dalla selezione, ok? Quindi direi che ci siamo, ricordiamoci sempre maiuscola F6 per mettere un minimo di sfumatura, facciamo anche 6 di sfumatura che forse è meglio, e poi torniamo ad aggiungere il nostro livello, il valore tonale, spostando il cursore verso destra, aiuto destra, ecco, diciamo che così già siamo riusciti a scurirla di più. Il problema di questa zona qua è che non è uniforme, nel senso che la parte alta è molto bianca, invece quella che scende, quella più in basso, è tendenzialmente più scura. Quindi se io vado a utilizzare un unico strumento per andare a scurire tutta l'immagine, poi rischio di ottenere questo problema qua. Nulla ci vieta di fare una seconda selezione, quindi noi torniamo qui. Possiamo fare anche una seconda selezione qui, stavolta più piccola perché la zona chiara era quella più in alto. Diamo sempre la nostra sfumatura e applichiamo un altro valore tonale, ok? Ok, vedete? Quindi adesso abbiamo scurito sia qua che qua, magari un pelettino di meno, 94. Ok. Quindi siamo riusciti a metterci una pezza. Poi non è ancora perfetto, per carità, possiamo fare tanti altri interventi, possiamo fare anche qualche correzione a mano, ci mancherebbe altro. Possiamo andare un po' a scurire. No, questo è un po' troppo indeciso come intervento. Così, dai, a grandi linee ci siamo. E poi ricordiamoci sempre che siamo concentrati su un particolare molto, molto piccolo dell'immagine, quindi quando andiamo a vederla poi complessivamente, vedete che il problema quasi si perde, ecco, quindi diciamo che... Dai, così può andare bene. Allora, quindi abbiamo anche reso un'immagine in topless, l'abbiamo trasformato in immagine di nudo integrale. Questa è un'altra cosa che a me piace poco. È veramente troppo evidente, chiaramente la modella avendo appoggiato le mani lì ha creato questa piega nella pelle. Quindi secondo me qua bisogna toglierla perché la trovo sgradevole. E come sempre lo strumento toppa per queste situazioni qui è
insostituibile. Prenderlo correttivo al volo ci farebbe perdere 5 minuti per mettere a posto questa piega. Con la toppa invece, secondo me, riusciamo in brevissimo tempo. La spostiamo su questa zona qui, andiamo a mollare, guardate, bah, tutto sommato c'è un po' d'artefatto qua, un po' d'artefatto lì, però adesso possiamo provare ad andare a toglierlo. Allora, con un pennello più piccolo prendiamo il campionamento da questa parte qua, usiamo un'opacità e un flusso più bassi, ok. Campioniamo qua, ci spostiamo in questo modo, cerchiamo di rendere la cosa più uniforme, ok? Vedete? Questo è fatto, poi anche qui ci sarebbe un leggero problema. Andiamo qui, ci spostiamo in questo modo qua, stando leggeri. Ottimo. È leggermente scuro, andiamo a schiarire un po'. Oh. Così. Ottimo. Male. Andate a prendere parti Vediamo un po' com'è diventata la situazione. Va già meglio. Poi chiaramente uno qui può starci sopra un po' di più. Magari utilizzando una potenza inferiore. Cercate di uniformare la pelle in questo modo qua. Ok, direi che ci siamo. Uno sfuma con pennello sullo stacco tra la selezione e quello esterno. Uno sfuma con pennello. Sfuma intendi sfumino o sfuoca? Oppure dici di usare un... C'era un altro sfumo qui da qualche parte. Non lo so, potrebbe essere un'altra soluzione, però poi i punti di attacco anche lì andrebbero tutti, come si può dire, andrebbero tutti sfocati, sfumati per bene. Secondo me lo strumento toppa è in assoluto quello più veloce per fare questo genere di operazione qua, ecco. Poi, come dicevo gli altri giorni, per ottenere un risultato ci possono essere almeno 5-6 metodi diversi. Dipende uno da come è abituato, cosa preferisci usare. Però sì, insomma, non è detto che si possa togliere anche con altri metodi. Anche qui c'è un po' una piega del collo che si è creata, quindi, grande Gregory. E si è creata, andiamo a sostituire anche questa. Allora, qui abbiamo pochi spazi su cui andare a spostare la nostra selezione. Non è facile per niente. Allora, qui siamo abbastanza in difficoltà. Proviamo a fare così. Sì, va un po' meglio. Diciamo che l'abbiamo tolta a grandi linee, c'è rimasto qualcosa. Ci aiutiamo sempre un po' con il nostro timbro clone, che è in assoluto lo strumento sul quale possiamo avere il maggiore controllo. Poi anche qua un minimo di pieghe si possono anche lasciare perché, ripeto, non dobbiamo creare delle ragazze di gomma, quindi
Sì, infatti un po' la lasciamo. Eventualmente possiamo anche tornare indietro un po', comunque. Vedete che anche tolta quasi tutta non dà comunque questo gran fastidio. Dopo lì dipende, c'è chi può intervenire con la mano pesante e chi no. È sempre una questione di gusto estetico dopo. Io adesso vi faccio vedere un po' il sistema, poi dopo, come detto prima, uno si ferma quando ritiene di aver post prodotto il giusto livello, insomma. Io l'ho tolta abbastanza, ecco. E comunque il risultato non trovo che sia sgradevole, insomma, da vedere. E, ok, quindi abbiamo fatto già un certo numero di interventi. Bellissima anche la luce che c'è, questa dominante color tabacco che rende l'immagine molto calda. Se volessimo raffreddarla un po', potremmo aggiungere del blu all'immagine. C'è anche il filtro fotografico, che è questo qua. Filtro fotografico, che in questo caso va ad aggiungere questa colorazione qua. Muovendo il cursore, vedete che va a crescere tantissimo l'effetto tabacco che abbiamo detto. E vi dirò la verità che anche così non mi dispiace per niente. È una luce caldissima, molto che ben si adatta al corpo umano femminile è davvero piacevole. Vi dirò la verità, non ce l'avevo in testa, però facendovi vedere questa cosa qua e muovendo il cursore, è venuto fuori un risultato inaspettato, ma che mi piace molto. Quindi penso che questa immagine qua la concluderemo in questo modo qui. Se invece lo vado a togliere, vedete che l'immagine torna il più possibile originale. È comunque bella anche così, per carità. È bella perché ci sono dei contrasti tra le linee bianche e comunque la parte della ragazza in ombra che prende questa dominante calda. La prende perché? Perché è vicino a un divano rosso che quindi riflette una luce abbastanza rossa e perché ci sono anche queste pareti qua che sono di questo color crema che diciamo così, essendo presente in tutta la stanza, dà il suo contributo. A tutto ciò vado ad aggiungere anche il colore rosso qui nel pavimento. Anche questo qui nel suo piccolo riflette e contribuisce a dare questa dominante calda. Allora, il filtro arancio in realtà di solito lo si usa ad esempio, quando scattiamo con la macchina impostata su 5600 gradi Kelvin, che è a grandi linee la temperatura del sole a mezzogiorno, e se ci dimentichiamo il settaggio e finiamo per scattare in casa con una lampadina incandescenza, utilizzando la macchina settata con la luce diurna, avremo una dominante molto molto arancione. Allora, i casi sono due: se lo ricordiamo all'atto dello scatto, andiamo a modificare i gradi Kelvin della macchina e li portiamo a 3400, che è la temperatura colore delle luci al tungsteno. Di solito in casa ci sono luci al tungsteno, anche se adesso è vero che stanno iniziando ad arrivare le luci LED e tutto quanto, però diciamo così, ammettendo che ci siano delle luci al tungsteno oppure anche delle candele, le candele sono ancora più rosse, dire il vero. Allora, o andiamo a modificare il bilanciamento del bianco della macchina e lo portiamo a 3400 gradi Kelvin, diversamente, possiamo andare qui ad aggiungere questo filtro fotografico. Lo levo un attimo per farvi rivedere. Allora, qui, cioè lo possiamo prendere da qua oppure, come detto ieri, anche da qua, immagine, regolazioni, filtro fotografico, dov'è? Eccolo qui. Però, come detto già in passato, io preferisco inserirlo qua perché me lo fa comparire come livello, quindi posso anche elevarlo in un secondo momento nel caso cambiassi idea sull'immagine. Quindi cosa succede? Filtro fotografico. A questo punto, come abbiamo detto, il filtro è come se avessimo messo un filtro color tabacco davanti alla lente ed ecco che l'immagine prende questa tonalità arancione. Noi in realtà dovremmo andare ad aggiungere una tonalità azzurra per combattere questo arancione qua, no?
Se uno va a cliccare qua sopra, escono tutti i parametri che vanno a formare questo colore arancione qua. Ce n'è uno che è questo qui, al quale noi andando a mettere un meno davanti, semplicemente, a questo canale qua, andiamo a mettere un meno davanti e si ottiene praticamente il colore esattamente opposto. Fatto ciò, quindi otteniamo un filtro azzurro che è esattamente quel filtro che mette la macchina fotografica quando settiamo i 3400 gradi Kelvin da settaggio del bilanciamento del bianco. A questo punto il filtro va dosato. Più l'immagine è arancione, chiaramente più noi sposteremo questo cursore verso destra e più l'immagine è diciamo così, poco arancione, e più lo sposteremo verso sinistra in maniera tale che il filtro vada a incidere in maniera minore sull'immagine. Quindi facciamo una prova. Vedete che spostando verso sinistra torniamo ad avere l'immagine originale. Spostandolo verso destra il filtro comincia a contrastare la dominante arancione che c'era nella scena originale e quindi tende leggermente a bilanciarlo, ok? Dopo anche qui vediamo noi quanto spostarlo, ok? Potremmo anche ottenere questo effetto qua, che non sarebbe neanche malvagio neanche questo, a dire il vero. È particolarmente piacevole. Dopo qui è una questione di gusti. Ognuno si regoli in base a ciò che preferisce, ecco. È molto bella anche originale, a dire il vero. L'unico problema è che spostando in qua il filtro, poi le righe che sulla pelle originariamente erano bianche, chiaramente iniziano a tingersi di azzurro. Più noi lo spostiamo verso destra e più perdiamo proprio i bianchi. Ok? Quindi vedete voi. Comunque a me piaceva molto il discorso di aumentare, ecco, questa tonalità tabacco, mi piaceva molto, anche perché difficilmente faccio delle foto con queste colorazioni qua. Quindi potrei anche decidere sul finale di salvarla così. Allora, Donato Fasano mi chiede: me la fai vedere in bianco e nero? Proviamoci. Tanto vedete, abbiamo i livelli, quindi possiamo intervenire, modificare come ci pare. Semplicemente vado ad aggiungere un livello di bianco e nero. Allora, il bianco e nero l'avevamo già visto ieri. Oggi riguardiamo un attimo e poi potrei farvi vedere anche qualche altro giochetto che io faccio con il livello di bianco e nero. Quindi, bianco e nero. Eccolo qua, molto bella anche così secondo me. Guardate che toni morbidi che ha sul viso la ragazza. Ok, sul viso ci sta molto molto bene. E questi sono i parametri default. Possiamo anche provare a far ragionare, diciamo così, l'algoritmo di Photoshop premendo su auto. Vediamo cosa succede. Sì, bene o male non l'ha modificata molto. E come sempre i due cursori del rosso e del giallo. Possiamo farla più scura, che non è neanche malvagia, secondo me, così. Questo è troppo, però così, mantenendo un minimo di leggibilità delle luci sul volto, al suo perché, e poi intervenire anche sul giallo per vedere. Sì, è una foto che si presta molto bene anche in bianco e nero, secondo me. Onestamente, ho molti dubbi, vi dico la verità, sono anche un po' contro quella gente che pubblica la stessa foto sia a colori che in bianco e nero, poi dice: ah, cosa preferite? No, in realtà dai, fatela voi la scelta, nel senso che prendete una decisione o la battezzate in un modo o nell'altro, insomma, non fate scegliere agli altri, fate in modo che, diciamo così, il vostro gusto, la vostra arte fotografica abbia il sopravvento, ecco. Io vi dico la verità, terrei quella colori con il filtro tabacco accentuato semplicemente perché produco poche immagini con quella dominante lì, quindi la prendo più che altro perché ho una produzione bassa di quel tipo lì. Però nulla toglie che anche questa foto qua, anche questa immagine qua sia veramente molto bella. Sono combattuto, ma direi che preferirei tenerla così. Mi piace molto e quindi penso che non
penso che battezzerò questa. Allora, altra cosa da vedere è questa qui. C'è la cassa toracica che sporge e fa questa specie di ondulazione che non è proprio il massimo della fotogenia. Io adesso faccio un tentativo di abbassare un po' questa curva che non mi piace molto. Non so se uscirà un risultato interessante, però questo non toglie che io possa provare a fare una prova. Dopodiché, facendo Ctrl Z, cioè l'undo, cioè ritornando all'immagine originale, poi posso fare una comparazione e vedere alla fine quale delle due risulta più bella. Quindi adesso vado ad agire su questa sulla cassa toracica che diciamo così, sporge in questo modo qua perché abbiamo dato alla ragazza un cuscino dove appoggiare il suo sedere, la sua schiena, e in questo modo qua, andando indietro con la schiena più in basso del cuscino, ha fatto sì che sbucassero queste cose qua. Quindi, diciamo, abbiamo dato la precedenza alla comodità della modella e purtroppo l'immagine è un po' risentita da questo punto di vista qui, però tentiamo di fare un tentativo per sanare questa situazione. Allora andiamo a concentrarci solo su questa zona. Scusate, ho ancora le proporzioni fisse, lo metto normale. E andiamo qua e poi facciamo fluidifica. Perché non va? Perché abbiamo sbagliato il livello. Selezioniamo lo sfondo. Filtro, fluidifica. Ok, sì, si possono vedere i video dopo la diretta. Allora, questo pennello è ancora un po' troppo piccolo, vediamo di ingrandirlo un po' di più. Ecco, allora proviamo a spingere verso il basso. Attenzione a non partire da qua, se no gli distruggiamo la coscia. Partiamo da qua. C'è un altro problema, però, che dopo finiamo per andare sul braccio. Quindi, come fatto vedere in precedenza, andiamo a operare una mascheratura. Facciamone anche una qua, così andiamo a colpo sicuro. E comunque fate sempre attenzione a non distorcere il pavimento per terra, perché comunque vedete che ci sono delle righe. Quindi attenzione che non diventino delle curve dopo il nostro intervento, ok? Quindi questa mascheratura difende le parti del corpo che non devono essere sistemate. E procediamo. Come vi sembra? Non è malvagissima come. Allora, adesso la andiamo a vedere, diciamo, finita. È un po' piatta, però non mi dispiace. Piuttosto che vedere una cosa così. Non so, ditemi anche voi cosa ne pensate, eh? Stiamo ragionando assieme. Si chiama Photoshop in compagnia, quindi accetto anche un vostro gusto, una vostra opinione. Così mi sembra anche eccessivamente piatta, onestamente. Forse una buona via di mezzo sarebbe quella di non appiattire troppo le costole e vedere di fare un intervento meno invasivo, diciamo così. Quindi, filtro, fluidifica. Allora, dovremmo rimascherare, provo a fare una cosa, ecco, senza andare a sbattere contro il braccio. Ecco, adesso forse è la via di mezzo che è più credibile di tutte. Ecco, Mario Romano dice forse un po' meno, troppo piatta, fai una media, esatto. Perfetto, ecco, diciamo che così secondo me non sporge così tanto, però rimane comunque abbastanza naturale, ecco. Come se avessimo messo un piccolo cuscinino, diciamo, sulle spalle della ragazza. E potremmo dare un'altra po' di luce sui capelli, perché ha un bel biondo vivace. Allora, da 6 passiamo a 24, gli diamo un po' più di potenza. Guardate che bello anche l'effetto sui capelli più luminosi, ok? E magari anche qua. Vedete come la testa diventa più tridimensionale grazie a questa modifica qua. Ecco,
Ok, diciamo che allora per quello che riguarda lo sfondo è tutto abbastanza curato, non vedo più altre problematiche relative a divani che spuntano o non so, mattoni rotti, macchie sul muro. Qui ci sono un po' delle righe, ma vabbè, adesso non stiamo a fare troppo i pignoli. Comunque abituatevi ad avere questo senso estremamente critico. All'inizio farete una gran fatica, poi sforzandovi ad essere molto critici sulle vostre immagini, riuscirete a trovare degli errori che un occhio non allenato non vede, ok? Io, avendo post-prodotto centinaia e centinaia di immagini, ormai ho talmente un occhio critico che appena vedo una foto, tac 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 tac, riesco subito a trovare 5-6 cose che non vanno. Probabilmente se la stessa foto l'avessi vista 10 anni fa, anziché vedere queste 5-6 cose, magari ne avrei vista una. Proprio perché l'analisi critica dell'immagine è una cosa che viene col tempo, ci si sforza, bisogna un attimo astrarsi e concentrarsi solamente sulle cose che potrebbero non andare, ok? Non è una cosa facile, però pian pianino col tempo ci si abitua e si riesce a ottenere questo senso critico. Poi questo non toglie che magari fra 10 anni, anziché vedere 5-6 cose che non vanno, ne vedrò anche 7-8. Chiaramente più si fa esperienza e più si arrivano a scoprire cose che quando si è agli inizi ovviamente non si vedono. Quindi diciamo così, con un po' di costanza alla fine si riesce ad acquisire un ottimo senso critico, ecco. Quindi non escludo che magari io qui mi sia dimenticato qualcosa o che non veda qualcosa che magari è fuori posto. Cioè, un classico, anche quando si fanno dei lavori per dei clienti, la regola dice che tu, con tutta la buona volontà, 9 cose le vedi e una ti scappa. Cioè, è inevitabile, la perfezione non esiste, quindi ci si sforza un attimo di trovare tutto quello che non va, consapevoli comunque che magari qualcosa può scappare, ecco. Quindi, fatto ciò, vado a mettere la mia famosa firma, che chi ha visto le puntate precedenti, diciamo così, è già avvezzo. Non mi rimane che scegliere la versione chiaro o scura, qui onestamente. Allora, io vi dico per esperienza che in queste situazioni qui, dove non ci sono dei chiari molto definiti, delle zone chiare molto definite, delle zone scure altrettanto definite, mediamente il bianco è sempre quello che vince. Quindi quando sono indeciso utilizzo la firma bianca, perché non chiedetemi per quale astruso motivo, però è quella che alla fine risulta sempre migliore. Allora, adesso qui sto facendo degli errori, si è incasinato il Photoshop, è andato a selezionare il livello 1. Secondo me qui c'è un errorino del software, non lo so. Vedete che mi va a spostare il livello 1 nonostante io abbia selezionato la mia firma. Ogni tanto mi fa sto scherzetto, vedete? E torna ad andare sul livello 1. Se deve essere un qualche bug o qualcosa del genere. Allora, eliminiamo il livello, lo ritrasciniamo e vediamo cosa succede. Track, track. Vediamo se mi fa ancora lo scherzetto. Ovviamente me lo fa ancora. Allora vediamo di fare un ultimo sistema che la vado a posizionare immediatamente senza doverla più spostare. Dove la vogliamo mettere? Bella domanda. Sul muro, qui sul camino. Io la metterei in questa parte qua della parete, che è quella più uniforme, quindi la mollo qui, perfetto. La posso rimpicciolire un po', facendo, scusate, ho sbagliato tasto, Ctrl T, facciamo la funzione trasforma, che adesso ovviamente non la vediamo perché l'abbiamo già attivata, però è modifica trasforma, ecco, trasformazione libera. E poi, se voglio, volendo io mantenere le proporzioni della firma, allora, una volta si usava il maiuscolo, con l'ultima versione di Photoshop bisogna usare l'Alt. L'Alt ti fa un rimpicciolimento mantenendotela in proporzione, ok? La facciamo grande più o meno così, magari leggermente di più. E come spiegato ieri, vedete che anche qui la versione bianca comunque ha la famosa sfumatura grigia che la fa venire fuori anche nelle situazioni di sfondo più estreme.
In questo caso non ce n'è bisogno perché comunque è già bella così. Eventualmente vado a cambiare il famoso metodo di fusione e ne vado a cercare anche uno che mi piace. Guardate questo che riprende anche la tonalità tabacco in particolare. Anche questo qui vedete che assorbe un po' di sfondo. Vedete quante varianti vengono fuori? Prendiamone una che comunque prediliga la leggibilità senza che diventi la firma troppo evidente. Dai, questa mi può anche andare bene, magari leggermente più, ecco, leggermente più leggera, più evanescente. Ok? Quindi la firma c'è anche se non va. Non diventa un elemento, diciamo, troppo invadente dell'immagine perché, diciamo così, si camuffa con la parete, ecco. Ciò detto, direi che possiamo passare al salvataggio. Salva con nome. Bla 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 bla. Andiamo a mettere sul desktop, così domani in teoria la pubblichiamo, se non mi sbaglio, come ho fatto stamattina. Un JPEG, vado ad aggiungere la scritta MB e faccio un bel salva. La compressione è questa qua. Volevo farvi vedere un'altra cosa, ah, però adesso ho fatto il salvataggio. Comunque, se io vado a spostare il cursore verso destra, vedete? Lui mi fa automaticamente il calcolo del nuovo peso in kilobyte, in questo caso in megabyte, che avrà l'immagine. Allora, ieri Daniele mi chiedeva come regolarmi con la compressione del JPEG. Vi dico solo una cosa: allora, se lo mettiamo alla qualità massima, abbiamo 10 megabyte di immagine. Io di solito, come dicevo prima, la tengo più o meno a questa altezza qua e sono 3,3 megabyte. Adesso io la vado a salvare. Così posso andare sul desktop. Se andiamo a vedere l'immagine originale, che era questa qua, e facciamo proprietà, vedete che l'immagine è di 2,83 MB. Quindi teoricamente anche quella che noi siamo andati a modificare andrebbe tenuta con una compressione un po' più bassa. Perché se voi ci pensate, teoricamente l'immagine originale è migliore dell'immagine che abbiamo salvato in JPEG, perché come abbiamo detto il JPEG fa una compressione dell'immagine. Quindi chiaramente è esagerato portarla a 10 MB, perché che senso ha avere un'immagine originale di 3 MB scarsi e un'immagine che sappiamo già che è, diciamo così, qualitativamente peggiore, che però pesa di più. Capite che quella differenza tra 3 MB e 10 MB è tutto spazio disco occupato per un'immagine che in realtà non è così bella come lo era quello originale. Quindi bisognerebbe tenere un JPEG almeno, diciamo, dello stesso peso, ecco. Quindi anche la mia, che comunque era diventata 3, qualcosa, probabilmente c'era da abbassare ancora un po' di più il cursore della foto, ok? Questo era per farvi capire un attimo anche come regolarsi con il discorso del JPEG. Questo è un po' il quadro della situazione, grazie per l'applauso. C'era ancora il quiz qua della mia maglietta di oggi. Se qualcuno indovina qual è il cartone animato della mia maglietta di oggi. Non so se c'è Federico collegato oggi, non l'ho visto, non mi ha salutato. Però abbiamo questa piccola tradizione che si è creata nel corso di queste tre dirette Facebook che abbiamo fatto, ogni diretta cambio la maglietta. Ho fatto incetta 2 mesi fa al Nerd Show, c'è una bancarella con tutte le magie dei cartoni animati, ne ho aperto l'embolo e l'ho fatto. Quindi, se indovinate quella di oggi, vi darò il premio la prossima volta. Chi la indovina per primo sceglierà la ragazza da post-produrre la prossima volta. Fra l'altro, abbiamo ancora qualche immagine, ne ho aggiunta qualcuna nuova. È aggiunta qualcuna nuova, questa è già un'immagine che potenzialmente potremmo sistemare, sempre Elisa, questa l'abbiamo fatta oggi, poi abbiamo ancora Asia che può essere sistemata nei prossimi giorni, e
E la bellissima Giulia, questa ragazza qua è eccezionale, insomma, ha una bellezza veramente, veramente molto ragguardevole. E proveremo a mettere a posto una di queste due foto qua, merita. 1,80 m di ragazza bionda, una delle modelle più belle che io abbia mai scattato. Quindi, diciamo così, nei prossimi giorni vedremo di sistemare di queste immagini qui. Questa volta sono stato bravo, sono riuscito ad essere puntuale. Dovevamo fare sempre un'ora di Photoshop, e invece le prime volte abbiamo fatto un'ora e mezza. Quindi questa volta riusciamo a fermarci al momento giusto. Bravo Alfonso che ha indovinato il personaggio della maglietta. Sceglierà l'immagine lui la prossima volta. Salutiamo Massimo Persiani. Dirette interessanti, ti ringrazio. Domani alle 18 faremo la prossima, la Photoshop in compagnia 04 e vedremo di sistemare una di queste immagini qua, oppure se avrò tempo ne andrò a pescare qualche altra immagine glamour, nudo, cosplay, non lo so, adesso stiamo a vedere, decideremo. Quindi grazie a tutti per essere intervenuti e ci vediamo domani pomeriggio, sempre alle 18 per un'oretta di Photoshop in compagnia. Ciao ciao!